Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e buon anno a tutti! È iniziato il 2019 e ho detto, bah, facciamo qualcosa così di un po' diverso, visto che ultimamente non avevo più utilizzato dei colori così sgargianti e in tantissimi mi stavate chiedendo un trucco sul blu-azzurro, ho detto, facciamolo! Iniziamo il 2019 con un bel tutorial sul tono del blu-azzurro, che mi piace tantissimo, anche se non è proprio nelle mie corde, cioè non è quello che sceglierei tutti i giorni della mia vita, ormai lo sapete. Preferisco molto di più le tonalità calde, però ogni tanto ci vuole cambiare e uscire un po' dalla comfort zone. Vi avviso, questo trucco non è proprio semplicissimo da fare, anche perché quando si lavorano con colori così belli forti ci vuole un pochino di manualità, soprattutto a fare le sfumature, però all'interno del video vi do tanti consigli che possono, come al solito, e spero anzi, vi siano utili. Quindi guardate il video e sentirete tanti consigli appunto all'interno. Tutto quello che ho utilizzato in questo tutorial, come al solito, visto che ancora me lo scrivete nei commenti, lo trovate scritto qui sotto nell'info box. Se voi aprite l'info box c'è scritto tutto quello che vi posso dire, anche di più. Spero davvero tanto che questo trucco vi piaccia e vi lascio alla realizzazione. Inizio mettendo il fondotinta, vado ad applicare il Wet n Wild Photo Focus Foundation. Come al solito mischio due colori, cioè il Soft Ivory e il Golden Beige, a seconda di come sono nelle varie stagioni. Metto più uno più l'altro. Direi che per come sono adesso possiamo tranquillamente abbondare con il colore più chiaro. Oggi mi vedete proprio con la vestaglietta perché fa freddo e quindi vabbè, per adesso la terrò, poi sicuramente adesso che inizio a girare con le luci e tutto quanto, sicuramente mi scalderò. Però questo è come sono io dentro casa, cioè perennemente con la vestaglia addosso. Come correttore utilizzo quello di Bourjois che è quasi finito, cioè sto scavando nel barattolino, quindi appena finisco questo video devo assolutamente fare l'ordine su Amazon, altrimenti rimango senza il mio correttore preferito. E la cosa non mi piace affatto, sto tipo facendo così per prendere fino all'ultima goccia, mi dimentico sempre di comprarlo, ma penso che è decisamente arrivato il momento. Fisso tutto il viso e soprattutto il contorno occhi con la cipria, siccome andrò a lavorare con dei colori molto forti, quello che non voglio assolutamente che accada è che mi si macchi la base, quindi devo fissare nel miglior modo possibile soprattutto la zona qui intorno all'occhio. Come al solito utilizzo la mia fedelissima terra per dare l'effetto abbronzato. Quando si realizzano dei trucchi molto colorati, molto accesi, vi consiglio di dare un minimo di abbronzatura al viso, altrimenti non so, il viso molto chiaro rischia di sembrare quasi morto. Sembra brutto dirlo, però poi realmente è così. Magari vi guardano e vi dicono: ah, ma state male? In realtà state benissimo. Però avete una pelle talmente chiara, magari delle occhiaie scure, che sembra che state male. Questo è quello che succede a me praticamente sempre. Disegno le sopracciglia e ci vediamo tra un secondo. Come avete visto, non ho applicato né blush e né illuminante, perché questa volta li voglio applicare dopo il trucco degli occhi. Cosa super importante quando mettiamo degli ombretti così forti, che possono ancora una volta, vi ripeto, macchiarci la base, possiamo o lasciarla così e sperare che non succeda nulla, magari dando un colpo di pennello per togliere qualche granellino che cade sul viso e siamo bene, siamo a posto. Oppure possiamo fare un'altra cosa che è quella che io faccio sempre: prendo un po' di cipria, mi raccomando, usate una cipria in polvere libera, non quelle compatte, che altrimenti vanno a creare proprio un effetto polveroso sotto all'occhio. Prendo la cipria in questo modo, vedete, con la punta della spugnetta, sì, la spugnetta è tutta sporca perché l'ho appena utilizzata, e vado a fare due cose. Una, faccio una barriera in questo modo, in modo che il mio trucco si sviluppi in orizzontale e non scendo con il blu, altrimenti vado a fare un effetto davvero strano. La seconda è che vado a prendere ancora più cipria e la metto un po' qui su tutto, diciamo su tutta la zona sotto l'occhio. Non c'è bisogno che ne metta chissà quanta, ok, un po' sì, però non devo diventare completamente bianca. Ecco, devo solo creare una barriera tra la mia base e tutto ciò che può cadere qui sotto. Ora prendo l'Aquino Parts di Color Drain e inizio a lavorare il colore più chiaro, questo qui, nella piega dell'occhio. Questo qui sarà il mio primo colore di transizione che servirà appunto per aiutarmi a sfumare il blu verso la mia pelle.
lo metto nella piega dell'occhio, faccio avanti e indietro fino a che non ottengo una bella sfumatura. Cambio pennello e prendo il marroncino a fianco. Metto anche questo nella piega dell'occhio, rimango un pochino più precisa del colore precedente. Se avete bisogno potete sempre fare avanti e indietro tra i vari pennelli per aiutarvi a creare una sfumatura graduale. Ora prendo un colore chiaro, visto che mi sono dimenticata di farlo prima, e prendo il colore chiaro da questa palette di Kat Von D, che è la Shade Light. Scusate, sono fuori dall'inquadratura, sto cercando un pennello mentre chiacchiero, che ovviamente non trovo. Metto questo colore nella zona qui sotto il sopracciglio. Vi ripeto, se volete potete farlo anche prima, io mi sono dimenticata, quindi lo sto facendo adesso. Se mettendo questo colore vedete che andate a coprire la sfumatura, basta che riprendete il pennello di prima. Passate un po' tra i vari colori e si ricrea nuovamente la sfumatura. Passiamo alla parte divertente, cioè i colori, quelli veri. Utilizzo ancora una volta la 39A di Morphe. Lo so, ragazzi, la sto utilizzando un po' spesso, però non lo so, mi è ripresa un attimo ad utilizzare questa palette che ha tantissimi colori. Oggi utilizziamo questi qui, la scala del blu. Con un pennello da sfumatura prendo il blu, questo scuro, e inizio ad applicarlo nella piega dell'occhio. Mi raccomando, applicatene poco alla volta. Uno, perché il colore è super pigmentato. Due, perché con colori del genere è, diciamo, se ne mettete troppi è difficile poi gestire la sfumatura. Quindi iniziate applicandone poco e poi piano piano lo aggiungete. Visto che voglio un colore molto intenso, faccio prima a fare questa cosa. Se non siete tanto abili a gestire il colore, magari non lo fate. Lo vado a pressare con un pennello piatto e poi mi aiuto a sfumarlo con il pennello da sfumatura. Ora con un pennello piatto prendo questo colore qui, che è un blu, un azzurrino particolarissimo, mi piace veramente tantissimo. Vado a bagnare il pennello con il Fix Plus e applico il colore bagnato su tutta la palpebra mobile. Allora, in questo momento che cosa succede? Che ho un colore super intenso qui sulla palpebra mobile e poi si vede lo stacco con il colore nella piega dell'occhio. Quindi quello che faccio prima di tutto è con un pennello pulito, senza assolutamente aggiungere prodotto, vado a sfumare la parte qui davanti. Poi, sempre con lo stesso pennello, prendo lo stesso ombretto che ho applicato sulla palpebra mobile e lo sfumo qui nella piega dell'occhio, cioè praticamente cerco di sfumare un po' del blu della piega con il blu sulla palpebra mobile. Ok, ora faccio un po' avanti e indietro tra i vari colori, quindi prendo nuovamente il pennello con cui ho applicato il blu scuro e lo vado ad intensificare, a sfumare, poi torno nuovamente con questo. Insomma, cerco di creare una sfumatura graduale tra i due colori e cerco di riapplicarli in modo che entrambi risultino intensi. Ora aggiungiamo un tocco di magia a questo trucco. Prendo Alchemy, che è questo bellissimo duochrome di Nabla, con lo stesso pennello di prima, lo utilizzo dall'altra parte dove è pulito e vado praticamente a metterlo qui sulla palpebra mobile, diciamo nella parte iniziale del trucco. Bagno il pennello e lo applico bagnato qui nella parte iniziale. Cioè nella parte ancora più iniziale. Ora spolvero via tutta la cipria nella parte inferiore dell'occhio e vedo che c'è parecchio blu che è caduto sulla cipria, quindi ho fatto benissimo a metterlo. E andiamo a fare la parte inferiore. Per la parte inferiore riprendo nuovamente il blu che abbiamo applicato su tutta la palpebra mobile e lo applico su tutta la lunghezza delle ciglia inferiori, quindi dall'angolo esterno mi fermo, diciamo, un pelino prima dell'angolo interno. Prendo proprio un pizzichino del primo marrone, quello veramente chiaro che quasi non si vedeva quando l'abbiamo applicato, e mi aiuto a sfumare la parte più esterna qui nella parte inferiore. Vedete, faccio movimenti avanti e indietro. Mi raccomando, nella parte qui esterna cercate di unire la parte sotto del trucco con quella sopra. Ora proviamo a dare un tocco di luce a questo trucco che comunque in generale è abbastanza scuro.
Prendo il colore chiaro qui azzurrino nella palette e lo applico nell'angolo interno dell'occhio come punto luce. Vediamo se ci piace, altrimenti ci mettiamo sopra qualcos'altro. Siccome mi piace, però voglio che proprio il puntino qui più interno sia super luminoso, prendo un bianco luminoso, davvero un pizzico, e cerco di mischiarlo all'azzurrino. All'interno dell'occhio metto una matita nera e ho l'occhio sinistro che mi sta battendo, quindi spero di riuscire a metterla. La stessa matita la metto anche all'attaccatura delle ciglia superiori. Quando fate questi trucchi molto importanti, vi consiglio comunque di dare una leggera definizione all'occhio. Anche se non volete applicare, non lo so, eyeliner o ciglia finte, mettete sempre una matita nera intorno per definire l'attaccatura delle ciglia o comunque un po' di ombretto nero. Io metto la matita all'attaccatura delle ciglia e poi la sfumo con un po' di ombretto nero. È il momento di applicare il mascara e le ciglia finte. Se non applicate le ciglia finte, mi raccomando, mettete tanto mascara perché dobbiamo andare a definire le cigliette, che altrimenti si perderebbero in questo trucco così scuro. Le mie sono biondissime, quindi in questo momento proprio non le vedete, quindi metto un po' di mascara e le ciglia finte. Completiamo il trucco con le labbra, mi piace tantissimo abbinare a un blu azzurro un rossetto rosato. Applico l'Hydra Matte di Gerard Cosmetics nel colore 90210. Come illuminante voglio applicare questo qui di Make Up Revolution, voglio fare un mix tra l'oro e il rosa. Vaporizzo sul viso anche un po' del fissante di Make Up Revolution. L'ho testato qualche altra volta, se volete sapere come si sta comportando, non mi fa né caldo né freddo, non vedo tutta questa differenza da potervi dire wow, sì, non vedo neanche che fa niente di cattivo sul mio viso, quindi sto ancora un po' così. Ok ragazzi, adesso il trucco è terminato, adesso posso zoomare indietro e togliere la mia vestaglietta così sembro una persona normale, così almeno vedete com'è il trucco finito con un abbigliamento diciamo decente. Tra l'altro questa maglietta mi piace tantissimo, non mi ricordo neanche dove l'ho presa, da Bershka forse, da Pull&Bear l'ho presa, sì, da Pull&Bear, no, non è vero, non mi ricordo. Non lo so, comunque in uno di questi negozietti così. E niente ragazzi, questo è il trucco terminato. Come al solito mi sono dimenticata di mettere orecchini e quant'altro, ma non penso sia un problema. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto e che, non so, vi abbia tenuto compagnia. Fatemi sapere se lo ricreerete. Mandatemi le vostre foto in privato, taggatemi su Instagram, mi fa un sacco piacere vedere quando ricreate i look che propongo qui sul canale. Se vi è piaciuto ricordatevi di spolliciare all'insù oppure di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, iniziamo questo 19 con il botto. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel secondo video del 2019. Ciao!